Lo de mi perro, ¿de qué? O sea, el que ha vivido mi sueño, vamos a conseguir. ¡Oh! Hola, tío, o por la que te llamo la gatine, es duro, ¿no? Voy a ir a pedir discurso porque es un elemento test y cada vez más. Madonna, tanto sono sexy. Sono un gatto vero. Allora, non mi ha caricato il video, non so neanche il perché, scusate. Allora, prima dicevamo, gli omologati cosa sono? Teste di minchia, che non sanno usare il cervello, non lo sanno usare, cari miei. Specialmente perché sono dei pecoroni usciti fuori dalle masse. Pochi pensano di sì, poi le masse che ne sono con una testa sola. Ok? Questi sono gli omologati. Questi, e basta. Allora, io non essendo omologato, e scommetto altre persone che... Qui, scusatemi. Che non sono come me, capiranno di cosa sto parlando. Allora, come dicevo, il primo, la cosa più brutta che mi è capitata da Paolo, è il primo omologato che ho incontrato, è stata la cassiera, la biglietta. Allora, la prima monogata che giuro mi sa in antismo solo al pensiero, è la bigliettaia di Padova, no di Padova, scusate, di Montegrotto alla stazione. Tempo dietro, quando mi sono preso la maglietta dei Gangsta Roses che ho qua in mano praticamente, e adesso mi sono tolto perché scusate, caldo della miseria qua dentro che non avete la minima idea, poi ci sono anche le finestre chiuse. Mi ha detto, più brutta maglietta, sì, la tua con... cos'è, porco Giuda, va, fanculo. Farti un po' i catti tuoi, no, eh? Giuro, là mi è salito veramente in nazismo. Che avrei preso quella bigliettaia e l'avrei prestata a morte. Non lo faccio perché sono una persona civile e anche di animo buono. Io, ragazzi miei, sono contro quelle persone che la pensano con le masse, no? Ad esempio, la TV dice una cosa e tutti la devono pensare uguale. Come ad esempio, il nero è satanico. Faccio un esempio a caso così. Tutti pensano, sono satanisti, vogliono sostenere. Andate a cagare voi anche tutti quanti, no? Che pensate questa cosa di noi. Non è vero! Non è un cazzo vero! Noi facciamo musica, non facciamo rumore come certe persone che fanno, mettono un CD nel lettore CD e dopo fanno play e esce solo. Basta, due note in croce per fare suo genere musicale. Ho rispetto per la cosa perché per l'amor di Dio ci vuole anni per fare anche una traccia e anche per stile. Quindi rispetto, va bene? Ma la Laura è il... Madonna, Madonna. Ma la Laura è l'elettronica generale, mi fanno veramente cuore il cozzo. Mamma mia. Per farvi un esempio. Anni fa, prima di chiudersi, c'era un locale a Messina molto, molto bello. Vicino un po' perché se no non si vede, eccomi qua,
Molto bene, noi siamo stati tappo. Eccomi. Oh, che si di merda. E facevo anche delle belle serate, per l'amor di Dio. Ma dopo, col passare del tempo, dato che il gestore non aveva tempo per gestire i gruppi e anche perché non faceva tante serate, cosa ho deciso? Ho mollato a tutto andare. Goa. Tutta serata Goa. Evviva! Applausi, applausi. Io, da deficiente, cosa ho fatto? C'è andavo lo stesso. Perché? Perché nel vostro con mi presente non avevo un cazzo da fare. C'era anche un botto convertito all'elettronica. Ma per fortuna, dico per fortuna, c'era il mio amico Mirko Ribellion, che lo cito qua nel video perché è una persona veramente fantastica, mi fa anche morire da ridere. Se non avessi conosciuto lui nel 2008 e passa, 2008, sei la persona più depressa sulla faccia della terra. Ok? E sei diventato come quei deficienti omologati senza cervello che pensano a una cosa solo: a impasticarsi la mattina alla sera dopo ballare fino a schioppare. Boh. Con lui invece è cambiato tutto. Abbiamo scoperto nuovi locali dove fanno musica buona, gente simpatica e specialmente ho conosciuto anche i medevoli. Fammi un esempio così. Allora, voi volete sapere chi cazzo sono i medevoli? Allora, i medevoli, per farvi un esempio, è una band speed metal da Torreglia. Io ve lo dico per chi mi fosse, perché avesse un animo, diciamo, o metal o rock and roll. Venite al Lago Verde ad agosto, 2 o 3 giorni festival, primo, secondo e tre, 1, 2, 3 agosto, scusate, non è colpa mia. E vi giuro, vi divertirete in casi? No. Io sono stato a 2 edizioni di questo festival, giuro, non mi sono mai divertito tanto. Ci sono anche le mie foto su Facebook del vecchio Metal Fest del 2012, giuro, è stato veramente una cosa allucinante quel festival. Cioè, band italiane e anche straniere. Io purtroppo, col lavoro che faccio, cioè oste, diciamo, cameriere. Andy mi conosce bene perché ormai ci conosciamo dalla vita, è anche venuta a mangiare da me parecchie volte. E sa perfettamente i miei orari. Quindi volevo dirvi, ragazzi, venite a scoprire se qualche divertito, non trovate gente che strana in testa, anzi, gente simpatica e molto loquace, come il sottoscritto. Detto questo, cosa posso aggiungere? Ah, sì, un'altra cosa che mi fa salire veramente il nazismo è la voglia di fare la strage di uomini in vita. Sì, ragazzi, avete capito bene. Quelle teste di cazzo che osano solamente perché hai una divisa di merda, Marco. No, non fate bestemmiare su YouTube, per piacere. Ci sarà anche Tommaso che guarderà questo video, non voglio bestemmiare, oh. Dio Cristo, Cristo. Allora, sempre tornando al discorso di omologati testi di peri, gli uomini in divisa sono quella sezione lì, omologati. Senza divisa sono come me, come Andy, come Fabrizio qui che mi passa, persone normalissime. Ma purtroppo quello che fanno cos'è?
Ditemelo voi. Testare la gente, fare per quizzer, antidroga, però la rispetto perché io non sono una persona che mi vedete per cane, no. Cos'è questo? Cane, ok? Uno solo, boh. Per chi non lo sapesse, non mi passo cannoni, non niente. E niente, ma l'aspetto della divisa non è solo Dio buono, mi fa il salino gismo solo, forza. È solo un aspetto quello che conta della divisa, quello che è fuori, cioè il avere potere sulla gente. E questo che mi darà mio capo, se tu purizzato non avessi quella caccia di divisa, se esattamente uguale a me, Cristo di un Dio. E potrei anche prenderti a manganellate in faccia quanto voglio il tuo stupido manganello. Io non so, ragazzi, questo mondo sta andando in rovina con questa gente, specialmente con questi omologati al patto. Io non so, sta gente, non so proprio come si fa, ma come. Me vergogno anche a dirlo, Dio caro, per non essere volgare, Dio caro. Me vergogno stare in questo mondo. Cazzo, ci sono mille cose da fare. Fare cazzate in discoteca, no? Come ad esempio, Nemo Poser. Parliamo di Nemo Poser. Loro, anche loro lì, omologati, ok? Parliamone. Allora, emo vuol dire emotional, vuol dire emozione, emo. Non so esattamente in inglese perché non ho un inglese perfetto, quindi vuol dire emozione, cioè trasmettere emozione tramite musica. Quindi, emo non è io. Come vedete, non so, tipo tagliarsi le vene oppure andare nelle tue dure, cioè, ne parlavo tipo ieri a Thunder Metal Fest, ai Party Monster, Cristo, e porco assate, se io fossi genitore e avrei un figlio emo, giuro, sì, ascoltati pure la musica metalcore, emocore, vuoi fare emo? Sì, ma porca la miseria, non mi andare in quei posti. Allora, primo, in primis, la musica emocore non esiste. Esiste anche il sottotitolo scusate, metal, si chiama metalcore, e dopo ci sono tutti i sottogeneri che, se riesco entro domani farò un altro video, che si chiamano che hanno altri nomi tipo Grind, Brutal, eccetera, eccetera, ok? Però questo vi scriverò in un altro video e lo sfido specialmente. Ma cazzo! Dire ad esempio Ballet for my Valentine emo Cormi non mi fa sei nazismo di più! Trociderei Wikipedia o l'ideatore che ha messo questa cosa oscena su Wikipedia, giuro, lo truciderei a nottate, sì, lo farei patire, e mi farei cambiare quello che ho scritto. Comunque, mi sono già espresso tante parolacce che non volevo dire, scusatemi, e sono anche 14 minuti di video, e sono le 11 e 21. Quindi, ragazzi, per questo, diciamo, blog dedicato agli omologati, che lo dedico interamente discriminati omologati della pagina di Andrea Paginato, l'intervento chiude qui. A domani, ragazzi, un bacio, ciao.